Sono qui con Antonio Campeglia, allenatore dell'anno 2014-2015, grazie alla grande cavalcata della tua ardita. Sei contento per questo riconoscimento? Sì, contentissimo. Appena saputo, insomma, è stata un po' una sorpresa così. È stata veramente una grande annata, forse ci poteva stare che nel comasco, forse di squadre vincenti, c'è stato poco. Magari il mio amico Salvatore, se avesse allenato 10-15 partite alla Guanzatese, poteva capitare a lui, compagno di mille battaglie, ma sono veramente felice, soprattutto per i tanti sacrifici fatti in questi anni. Sei stato un buon giocatore, ripercorriamo la tua carriera, quindi prima con le scarpette chiodate e poi in panchina. Allora, rapidamente, settore giovanile. Falloppiese, 5 anni, 5 campionati vinti, credo acquisizione di mentalità vincente comunque, che si trasmetteva già ai tempi. Poi Lomazzo, 7 anni in promozione e uno in prima categoria, che lì è un campionato vinto. Poi Cantù, 4 anni, seconda categoria. Poi sono andato in Svizzera, 3 anni, Castel San Pietro, terza e quarta lega, un campionato vinto. Poi Villa Guardia 2 anni, seconda categoria, ha vinto i playoff, è andato in prima e poi ho finito la carriera con il mio allenatore amico Corbetta per una promessa che gli avevo fatto in terza categoria a Senna. Ho ripreso da lì ad allenare, ho iniziato come allenatore giocatore, ho fatto 3 anni, poi ho avuto un'esperienza negativa di un paio di mesi a Bizzarrone in seconda categoria, poi ho fatto Faloppio 4 anni, sono ripartito dall'Under 21 regionale in 2 anni, abbiamo vinto il campionato, siamo andati in seconda categoria. Un anno di salvezza, un anno di retrocessione e poi quest'anno Ardita, dove nasce un progetto, diciamo biennale, triennale, è andato subito bene al primo colpo. Ecco, l'avresti detto all'inizio dell'anno che l'Ardita poteva vincere a mani basse questo campionato? Mani basse mai, perché per me anche la squadra più forte del mondo deve guadagnarsi le cose. Eravamo un buon gruppo che è andato man mano amalgamandosi. Ma credo soprattutto, l'ho detto tutto l'anno ai ragazzi, che noi siamo stati i più bravi e i più costanti quest'anno, non eravamo i più forti. Penso che una squadra tipo come il Fino Bornasco nel nostro girone aveva come nomi dei giocatori più forti e con più esperienza, però noi abbiamo messo tutti i tasselli giusti, non abbiamo mai mollato, ci siamo sempre allenati duramente, mi ricordo serate con la neve tutto, e credo che siamo stati i più bravi. E poi il ritorno è stato veramente una cavalcata. Cosa ha dato Tony Campeglia in più a questa squadra? In tanti hanno riconosciuto il tuo grande lavoro, ecco. Ma cosa ho dato non lo so, io ho cercato sempre di trasmettere dal punto di vista motivazionale a tutti di dare sempre il massimo. Per me avere una mentalità vincente non vuol dire vincere, vuol dire dare il massimo. Nel senso che comunque quando uno ha dato tutto in ogni cosa che fa, sia nel calcio che nella vita, esce sempre a testa alta. Quindi penso che questo sia stato trasmesso, l'hanno capito. Ho cercato di far giocare le persone per merito, diciamo, per meritocrazia, non per magari per il nome o cosa, molti sono accomodati in panchina quando è capitato e penso che questo sia stato recepito, c'è stato grande entusiasmo poi nel fare tutto e poi sicuramente la squadra era valida, Qual è il assolutamente. tuo credo calcistico, ecco, come allenatore? Credo beh, anzitutto nel lavoro comunque che si fa a partire dagli allenamenti, non credo nei moduli perché cerco sempre di adattarmi in base alle caratteristiche dei giocatori. Di soddisfare le loro caratteristiche e le loro esigenze, ma soprattutto appunto, e poi il cambio in corsa. Cambio in corsa in partita, cercare di leggere la partita, credo che sia abbastanza fondamentale, piuttosto che una certa staticità, magari continuare imperterriti in un certo modo, magari si stai perdendo la partita. Ecco. Quali Credo molto in questa cosa. sono gli allenatori che ti hanno dato di più in carriera? Carriera calcistica, beh, Giorgio Ferrarese sicuramente è stato il mio guru motivazionale a Faloppio negli anni d'oro e poi dal punto di vista tattico ho avuto la fortuna di essere allenato da Doriano Pozzato, 2 anni a Lomazzo in promozione e lì insomma tatticamente aveva proprio un valore aggiunto e poi ho trovato dal punto di vista organizzativo, mi sono trovato molto bene con Floriano Quadri in Svizzera. Perché anche lì, secondo me, poi mettere a posto
per un allenatore e prendere un po' da tutti un mix di aspetti caratteriali, motivazionali, organizzativi e tattici, poi si cerca un po' di dare. Tu nella vita fai il commercialista, dimmi se sbaglio, Sì. e il tuo lavoro ti serve anche magari per mettere insieme i vari tasselli. Serve sì perché anche lì ho 10 ragazzi da gestire, quindi coordinare anche gli aspetti motivazionali comunque in un team lavorativo sono importanti e l'organizzazione del lavoro è fondamentale. Un aneddoto che fa capire anche quanto sei malato di calcio, quanto mangi calcio. Ai tempi dello spareggio per la prima categoria Villa Guardia Bulgaro, ci hanno raccontato, poi ce l'hai confermato, che avevi programmato il tuo viaggio di nozze, il tuo matrimonio in base alle date playoff Sì. e agli eventuali spareggi. Sì, la cosa era nata con mia moglie che dovevamo sposarci a maggio. Io ho detto, vabbè, prendendola alla larga, ma già che ci siamo, potremmo sposarci a giugno, fare il viaggio di nozze così, perché ho detto, avevo visto già le date dei playoff, poi magari se capita la neve, una cosa e l'altra, anche il viaggio l'avevo spostato il lunedì. E infatti questo è un aneddoto che ricordo in questo caso piacevolmente. Abbiamo giocato la finale dei playoff il giorno dopo il matrimonio con mia moglie lì, E che ringrazio ovviamente per la pazienza. purtroppo alle premiazioni dell'Ario Sportivo non ti abbiamo potuto consegnare fisicamente il premio perché avevi già programmato da tempo le vacanze in Spagna. Dici la verità, se lo sapevi prima avresti magari spostato anche questa data. A saperlo sì, a saperlo sarei partito una settimana dopo perché sono cose che non capitano sempre nella vita e è chiaro, quindi è anche bello sacrifici lavorare, ma è anche bello godere di questa cosa. Però beh, non sono cose queste che si programmano, va bene così. Calcio, ci raccontavi, ti ha regalato anche un figlio nel momento più inaspettato, ossia. Esatto, questa è un'altra cosa che ricorderò sempre, i momenti dell'esonero di Bizzarrone. Praticamente 2 settimane dopo mia moglie resta incinta, sarà stato il caso, cosa, non lo so. Quindi quell'annata lì, 2009-2010, sfociata poi nell'arrivo di Davide il 30 giugno, è stata nel momento calcistico magari brutto, è stata l'annata più bella della mia vita. Senti, chiudiamo con una dedica, anche se mi sa che è scontata. Moglie Laura, per la pazienza avuta ovviamente, perché comunque per riuscire a portare avanti questa passione devi avere una persona al tuo fianco che comunque la condivide. È mio figlio Davide, perché vedo che pian piano sta prendendo un po' questa passione, vedremo, l'importante è che stia bene, però ovviamente in questo momento a loro. E anche, devo dire, calcisticamente devo farla anche a mio padre, perché mi ha seguito tutte le partite, tutte, da quando mi ha portato la prima volta a 8 anni, finché sono andato a giocare in Svizzera, poi a quel punto mi ha abbandonato a 30 anni e passo, ma non si è mai perso una partita, quindi anche a lui devo questa passione calcistica. Grazie Tony e complimenti ancora per questo Grazie premio a voi, meritatissimo. grazie ancora.